Un piccolo drone dal diametro di 50 cm è planato sul tetto dell'edificio in cui si trova l'ufficio del primo ministro giapponese Shinzo Abe, che però non era in sede. Non ci sono stati danni o feriti e gli investigatori sono al lavoro per capire chi lo ha lanciato o se il velivolo possa essere precipitato accidentalmente durante un volo. La TV pubblica ha mostrato le immagini di dozzine di poliziotti alle prese con il drone ricoperto da un telo blu. Secondo le prime informazioni, il drone è munito di una piccola macchina fotografica, una bottiglia d'acqua e una torcia. Riporta un simbolo che avverte sul rischio di materiale radioattivo. Le autorità nipponiche hanno accertato emissioni radioattive, seppur di basso livello. La polizia di Tokyo, che inizialmente aveva escluso il fatto che il piccolo aereo portasse esplosivo, successivamente ha constatato che ci sono radiazioni, analizzando proprio l'apparecchio con il contatore Geiger, una quantità minuscola, ha tenuto a precisare l'ufficio del Premier, dunque innocua per gli esseri umani. Il Premier, che solitamente lavora l'intera giornata nell'edificio, distante appena un quarto d'ora da casa sua, non era comunque in sede, impegnato a Giacarta in Indonesia. Non è affatto chiaro chi abbia spedito il drone sul tetto della sede del governo giapponese, ma un tribunale ha appena approvato il riavvio di una centrale nucleare, bocciando i timori degli ecologisti nipponici, che temono nuovi disastri dopo quello accaduto a Fukushima all'indomani del terremoto che provocò lo tsunami del 2011.